Se vi dico Barcellona potrebbero venirvi in mente la Sangria, Antoni Gaudí e le Ramblas. Parlando di auto invece, il brand Seat, che finora non si era mai spinto così in alto, e mi riferisco letteralmente alla sua altezza da terra, che sfiora i 20 cm, ma andiamo a vederla più nel dettaglio. Sul frontale, oltre alle due ampie calandre trapezoidali, ci sono i gruppi ottici a farci ricordare le somiglianze con la sorella minore Leon. Con la tipica forma piacevolmente affilata e con le ormai celebri luci diurne con firma luminosa LED. Spigolosa invece sulle fiancate, con una nervatura più marcata nella parte inferiore ed una più lieve che percorre tutta la carrozzeria, collegando fari anteriori a quelli posteriori. Sportiveggianti invece i cerchi diamantati da 18 pollici, costruiti in una lega speciale molto leggera. Il carattere all'esterno indubbiamente c'è, ma avrà sacrificato qualcosa in termini di spazio? Assolutamente no, e aprendo il scenografico portellone elettrico del bagagliaio, ci accorgiamo che i 500 litri di capacità, 485 per questa versione 4 drive, sono tra i migliori della sua categoria. Agendo poi sulle pratiche leve di sblocco si possono ribaltare i sedili, formando un piano con un leggero dislivello, che però porta la capacità a 1500 litri. Presente anche il comodo accesso per gli sci al centro. L'ingresso posteriore è funzionale, così come la seduta. Io sono alto 1,80 m e come potete vedere ho ancora tanto spazio per la testa e con il sedile anteriore impostato sempre sulla mia altezza ho tanto spazio anche per le gambe. Comodo anche il bracciolo estraibile, con i pratici portabevande. L'infotainment si affida a un display da 8 pollici, touchscreen, facile da interagire e con la maggior parte delle informazioni replicate sul secondo display a colori da 3,5 pollici posto all'interno del quadro strumenti, gestibile dai tasti posizionati sul volante. I sensori di parcheggio sono abbinati a delle telecamere a 360 gradi con una discreta risoluzione, tanto utili in manovra quanto scenografiche. SUV e crossover sono auto a tutta famiglia, ma penso che anche chi acquista voglia sicuramente starci comodo all'interno. E direi che questa teca fa proprio al caso dei papà che vogliono viaggiare comodi e avere tutto sotto controllo. E su questi sedili in pelle raffrescati o riscaldati a piacere, si sentiranno come sul divano di casa propria, magari col telecomando della TV in mano. L'ampio abitacolo, anche se ha una plancia che porta qualche anno sulle spalle, è ipercollaudato e ha quindi tutta portata di mano, con la suddivisione razionale di infotelematica in alto e climatizzazione in basso. Spesso le persone si chiedono quale sia la differenza tra un SUV e un crossover. Il SUV deriva da una macchina fuoristrada trasformata in autostradale, quindi resa più comoda per tutti i giorni. Il crossover invece è una macchina utilitaria resa simile a un veicolo fuoristrada. E questa teca? Beh, io vi posso dire che è la sorella maggiore della Seat Leon. Vi parlo del motore, abbiamo un 1.4 turbo benzina di origine Volkswagen con 150 cavalli e la tecnologia on demand, che ha la peculiarità di spegnere i cilindri alla bisogna per risparmiare carburante. Nella modalità eco si riescono a percorrere addirittura 18 km con un litro di carburante, che per un'autovettura benzina di queste dimensioni sono cifre di tutto rispetto. Quest'auto è stata abbinata con un cambio a 7 rapporti doppia frizione, che è molto fluido nei passaggi di marcia e ha una sua intelligenza artificiale per quanto riguarda il traffico, perché ha proprio una
taratura precisa su ogni tipo di situazione che noi affrontiamo durante la guida. Ci sono diverse mappe anche per il motore, abbiamo la modalità Eco che appunto, come vi dicevo prima, fa viaggiare la vettura con due cilindri accesi. Invece abbiamo anche la modalità stradale, che è la modalità classica dove il motore risponde in maniera confortevole, è pronto ad ogni tipo di utilizzo. E poi ci sono le chicche, tra virgolette, che sono la modalità sportiva, che è quella che manda a fondo scala il contagiri e ci tira le marce per avere più risposta, per avere più coppia durante magari un sorpasso. Poi ci sono la modalità individual, che ci settiamo noi e che permette di cucirci addosso questa ateca, e la modalità off-road e snow, che ho trovato efficacissime, soprattutto l'off-road, visto che adesso non è ancora periodo di neve. Ho provato delle salite con fondi sconnessi e terriccio, e in off-road la guida, soprattutto in discesa, abbiamo un controllo della trazione e una guida autonoma che è davvero spettacolare. La trazione integrale, che non è permanente ma è un Aldex, quindi viene montato un differenziale a lamelle che ripartisce la coppia a seconda della perdita di aderenza per risparmiare carburante, quindi non abbiamo una trazione che c'è al 50% davanti e al 50% dietro, ma abbiamo una trazione prevalentemente anteriore che all'occorrenza va a dare coppia al posteriore in caso di perdita di aderenza. Lo sterzo è stato alleggerito in questa teca con dei materiali di nuova generazione, l'ho trovato molto diretto, preciso e soprattutto morbidissimo durante le manovre in città. Bello anche la pedaliera, ricordo che questa macchina ha il cambio automatico, il pedale dell'acceleratore è molto sensibile, basta un filo di gas, dare un filo di gas per avere risposta. E se posso fare una critica, secondo me su una vettura di queste dimensioni, anche se il motore è riuscito per la tecnologia che citavo prima, un 2000 gasolio secondo me rimane la versione migliore, e perché avendo coppia in basso e abbinata con questo cambio automatico in città, perché questo comunque è un SUV prevalentemente ad utilizzo cittadino, si avrebbe ancora più beneficio appunto per la coppia del diesel. E voi invece cosa ne pensate? Scrivete nei commenti. Per Discover the Car, Elia Corra. Don't look over your shoulder.